Agrigento, alle fabbriche Chiaramontane, inaugurata la mostra personale di Marilina Marchica. Tra il segno e la traccia, pensieri e stati d'animo. Ascoltiamo Paolo Minacorri della FAM Gallery, poi la curatrice della mostra, Cristina Costanzo, e poi Marilina Marchica. Marilina Marchica, la mostra Scene and Landscapes è un'iniziativa di FAM Gallery per promuovere e valorizzare i giovani artisti agrigentini. La Marchica è un'artista 33enne che ha fatto l'Accademia di Belle Arti e dopo un'esperienza a Barcellona ha iniziato la sua produzione scenica, lavora con materiali poveri, un'arte assolutamente contemporanea, attualissima, molto vicina all'arte povera, ma con una matrice molto interessante della metafora della fragilità, un concetto che nella società di oggi ritorna molto spesso. La mostra è visitabile ogni giorno dalle 18 alle 21 fino al 24 settembre. Marilina Marchica è una giovane artista agrigentina, sono molto contenta di curare questa manifestazione promossa dalla FAM Gallery. È un'artista estremamente originale e allo stesso tempo profonda. Presentiamo in questa occasione una selezione di questo lavoro molto vasto. È difficile racchiudere in poche parole un lavoro così interessante, però diciamo che volendo trovare un fil rouge in questa produzione così interessante, possiamo concentrarci sul significato che l'artista dà al muro. Il muro inteso come linea di confine tra ciò che sta all'interno e ciò che sta all'esterno. Quindi il muro è una sorta di metafora, il muro diventa una frontiera, qualcosa da esplorare. E l'artista lavora per serie, appunto muri è una serie molto importante, ci sono anche paesaggi, ci sono anche delle opere realizzate in ferro, quindi un artista che tende a sperimentare diversi linguaggi, a sperimentare diversi media, sempre alla ricerca dell'essenza, sempre alla ricerca del significato profondo delle cose. Volevo ringraziare tutto lo staff di FAM Gallery per avermi dato l'opportunità di conoscere il mio lavoro attraverso questa mostra, Cristina Costanzo che ha curato i testi critici, il catalogo, a Dario Orfè, a Paolo Minacorri e anche a Erika che ci ha aiutato nell'organizzazione di tutto.